È proprio oggi perché c'è tutto il... Sindaco, ma sì, il sindaco tra la gente, non posso mica passare. Aspetta Mauro. Ma qua vale Mauro, qua un attimo. Aspetta che devo fare la... Ma ce la fate abbracciatevi, che sono cosa più... non c'è fatto. Ma cosa ti fatto? Che ti fatto? Sono così. Bene, dai. Stai qua, che posso vedere. Negheremo là ad architetti. Bravi loro, però ho fatto delle grade per il 110, il centro storico. Loro bravi. Quello che vuoi portare, quello che vuoi portare, la Pavarese. Perché io ho scaricato i dati e mi sono portato la Pavarese. Ciao bello, ciao ciao. Anche adesso lavorare. Vedo col metro, termometro. Allora ti dico una cosa, che quella casa là chi ha. Marco, vieni a dire qualcosa, dai. È colpa sua che no. Abbiamo qui il consigliere regionale Marco Dolfini. Allora cosa dici? Abbiamo vinto. Beh, insomma, dico qualcosa in più, non ho capito che abbiamo vinto, ma spiega un po', secondo te come mai si è vinto? Ha letto vabbè della percentuale che guarda che adesso insomma ti devi sostituire no più che altro è confesso che dà un po' fastidio. Voce forte la percentuale del 56-57%, insomma alla fine il risultato è stato più che positivo, mancavano ancora qualche seggio da scrutinare per avere qualche risultato, però insomma 45 seggi su 50, insomma penso che la vittoria sia letta, ecco. Ma quando si tratta tanto di vittoria alla fine, si tratta più che altro di dire che la città di Chioggia ha deciso di voler fare un cambiamento, di mettere in campo il mondo del centrodestra per dare un rilancio generale a questa città, la città che per 5 anni è stata ferma, si è bloccata, e speriamo, diciamo così, che il centrodestra, la Lega, le liste che compongono appunto la coalizione del centrodestra possono finalmente dare una possibilità di svolta a questa città, che è una città che merita. Abbiamo tante partite da giocarci, bilancio da sicuramente da rivedere, abbiamo soldi di legge speciale, ovviamente abbiamo la partita del PNRR, dobbiamo esserci, noi ci siamo e dunque gli elettori ci hanno dato fiducia a Mauro e dunque a maggior ragione a Mauro Merao, il sindaco, a maggior ragione dobbiamo rispondere amministrando il meglio possibile. Ascolta, allora 5 anni fa i 5 Stelle hanno stravinto, hanno vinto le elezioni. Da allora fino a qualche mese fa loro praticamente non hanno mai accettato nessun contributo da parte delle minoranze. Quindi c'è stato proprio un atteggiamento verso anche tante volte avete fatto delle proposte che non sono state accettate, poi e l'anno successivo le hanno dovuto fare. Pensi che anche voi avrete un atteggiamento dello genere con le minoranze? Quando si va a amministrare, si amministra un'intera città, come ha detto prima il sindaco di tutti, anche di chi non ha dato la propria fiducia. E maggior ragione accogliere anche le istanze da parte delle minoranze, opposizione come vogliamo dirla, saranno sicuramente un motivo di far tesoro delle varie proposte. Già lo ha anticipato il sindaco Armelao dicendo che sarà a disposizione già da domani ad ascoltare gli altri candidati sindaci e dunque a maggior ragione per accogliere
tutte le istanze che loro in questa campagna elettorale hanno proposta alla città, è maggior ragione per fare sintesi e per poter riportare nei siti. Quindi atteggiamento di apertura? Ma certamente, ma chi chiude, certamente una città come la nostra, una città aperta, deve avere la possibilità di ascoltare tutti e dare voce a tutti, a maggior ragione chi si siederà in consiglio comunale, anche dalla parte delle minoranze. Grazie. Prego. Grazie Marco.